edizione della Stracuni, siamo con il patron Sergio Costamagna. Come è andata quest'anno? Beh, se dicessi che è andata male mentirei, quindi dico che è andata non bene, di più. Siamo molto contenti, le condizioni atmosferiche ci hanno gratificati ancora una volta. Dobbiamo dire di essere un po' fortunati, però un po' di fortuna non guasta, ma la gioia più immensa, la soddisfazione più grande è che oltre agli iscritti abbiamo avuto il riscontro della partecipazione e abbiamo avuto ancora una volta il pieno, che ci ha consentito e ci consentirà giovedì sera di consegnare oltre 90.000, circa 90.100 euro, che per noi è la cosa più grande, la soddisfazione più importante, perché sta a significare che l'evento, per la cui organizzazione ci vuole tanto tempo, è molto impegnativa, noi lavoriamo tutto l'anno, non si esaurisce in una domenica, in 24 ore, ma con questi contributi aiutiamo scuole e associazioni sportive per tutto l'anno, quindi per tutti noi del comitato organizzatore è una gratificazione immensa. Abbiamo visto tanti gruppi oggi, dalle famiglie con i passeggini alle famiglie con i cani, l'abbiamo visti veramente tanti, ma da dove arrivavano? Tutta la provincia, non solo, il grosso è dalle nostre parti, dalle nostre zone, però il nostro territorio, voglio dire, però arrivano dalla Liguria, arrivano da Asti, da Alpinerolese, da Torino, dalla Francia, c'era un gruppo di 40 iscritti da Nizza, quindi per noi una grande soddisfazione. Beh sì, partecipano tutti, perché la Stracuni è come dire, la partecipazione è riservata non a qualcuno, come invece succede per quanto riguarda la gara internazionale, ma possono partecipare da 0 a 90 anni. Non ci sono problemi, il tempo ci ha favoriti, quindi oggi non abbiamo avuto i 18.000 iscritti, ma penso probabilmente quasi 20.000, perché quando le condizioni del tempo ce lo consentono vengono anche quelli non iscritti, non c'è punzonatura, quindi noi lasciamo partire tutti e lo spettacolo così è garantito. Presidente, che cosa è cambiato negli anni? Negli anni sono invecchiato tanto, questa è la prima cosa che posso dire, e difatti l'ho detto anche nel mio saluto, che sentiamo un po' di ruggine addosso anche, però l'entusiasmo è rimasto questo, di quello di sempre. Sì, l'unica cosa che mi spiace è che dobbiamo chiudere l'iscrizione a 18.000, questo è un discorso. Ma perché non 20? Perché ogni singolo iscritto a noi del comitato, all'organizzazione costa 3 euro, tra il pettorale, la medaglia, il fruttuoso e di tutto e di più. E siccome noi ritorniamo indietro, la totale iscrizione, chi ci sostiene queste spese, oltre a tutto il resto che abbiate visto qui sulla piazza, sono gli sponsor. E per il momento siamo coperti fino a 18.000. Speriamo il prossimo anno, no, di riuscire a fare un salto di qualità, che significherebbe poi trovare uno sponsor in più per poter arrivare a 20.000, questo è il sogno, ma magari ce la facciamo.